Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre, che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al quattordicesimo giorno, al tramonto del sole sarà la Pasqua del Signore. Il quindici dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per sette giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per sette giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il settimo giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla agli israeliti dicendo loro: Quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà il covone davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete sette settimane complete, conterete cinquanta giorni, fino all'indomani del settimo sabato, e offrirete al Signore una nuova oblazione. Il decimo giorno del settimo mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra. Vi umilierete e offrirete sacrifici consumati del fuoco, in onore del Signore. Il giorno quindici di questo settimo mese sarà la festa delle capanne, per sette giorni, in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per sette giorni. Offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'ottavo giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione, non farete alcun lavoro servile. Queste sono le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre, per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libagioni. Ogni cosa nel giorno stabilito. Esultate in Dio, nostra forza. Intonate il canto e suonate il tamburello, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate il corno nel novilunio, nel plenilunio, nostro giorno di festa. Esultate in Dio, nostra forza. Questo è un decreto per Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe, una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Esultate in Dio, nostra forza. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Esultate in Dio, nostra forza. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva, da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname e sua madre, non si chiama Maria, e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle, non stanno tutte da noi. Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.